Bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare una collana ispirata allo stile bohemien. La collana è questa, appunto, questo stile che sta andando molto molto di moda negli ultimi 2 anni, soprattutto per l'estate. Penso che sia davvero molto molto carino, insomma. Questo video è in collaborazione insieme alla mia amica Giada. Molti di voi già la conoscono e sapete già che ha un canale su YouTube anche lei, dove realizza un sacco di gioiellini, un sacco di cosine molto carine, non so, lanterne, creazioni con il fimo, collanine e braccialetti di ogni tipo. Insomma, un canale molto molto creativo che io vi consiglio, ve lo lascio qua e giù nell'info box. E nel mio video vedrete appunto il tutorial per realizzare questa collana, dove al centro ho realizzato un ciondolo che appunto ha le sembianze di una chiappa sogni. In realtà questa collana è un pezzo di una collana a 4 giri, soltanto che è ancora in elaborazione. E poi, comunque, per non fare il video troppo lungo, ho deciso di realizzare prima questa, che era quella diciamo più complessa, e poi anche gli altri fili eventualmente in un altro video, se volete vederla. E poi anche le nappine ho realizzato, e anche quello le andremo a realizzare appunto in un altro video in modo più specifico. Giada nel suo canale invece ha realizzato il tutorial per un'altra collanina, anche la sua ovviamente ispirata a questo stile bohemien. Vi lascio appunto l'immagine della sua creazione qui, ma ovviamente il tutorial per vederlo dovrete andare a cercarlo nel suo canale. E niente, con questo è tutto, vi lascio al tutorial. Dunque, per realizzare questa collana ho preso un pezzo di filo cerato, nel mio caso ne ho usato 59 centimetri. Io ho deciso di realizzarla lunga perché, appunto, come vi dicevo prima, fa parte di una collana a 4 giri, e questo è quello più lungo, appunto. Dopodiché vado a prendere questo ciondolino in legno, che potete trovare anche su Amazon, su AliExpress, e vado ad aggiungergli un anellino abbastanza grande perché il ciondolino ha i bordi piuttosto spessi, che poi ovviamente vado a chiudere, a stringere. A questo punto preparo le nappine. Ho scelto di preparare delle nappine di lunghezze diverse. Quella rosa, che sta nella parte più esterna, è realizzata da 3 piccoli anellini più uno grande, che andrò poi ad attaccare appunto sul ciondolino di legno. E per fare queste nappine, appunto, vado ad attaccare tra di loro tutti gli anellini in modo da formare una catenella, e poi infine vado ad attaccare anche la nappina in fondo alla catenella. E di queste ne vado a realizzare 2 rosa, che saranno lunghe appunto 3 anellini piccoli, 2 azzurre che saranno lunghe 4 anellini piccoli, e una gialla che sarà lunga 5 anellini piccoli. Ovviamente alle due estremità, da una parte per tutte quante, ci sarà l'anello grande che andrà attaccato al ciondolo, e l'altro anello che servirà per attaccare appunto la nappina. Quella gialla, che è quella singola, la vado ad attaccare al centro del ciondolo. Le 2 azzurre le vado ad attaccare subito a destra e subito a sinistra della nappina centrale, quella gialla. Poi, se volete vedere come realizzare le nappine, insomma, lasciatemelo scritto sotto nei commenti, è molto semplice. Queste le ho realizzate io con del filo colorato. E poi per ultime, a fianco a quelle azzurre, vado ad attaccare quelle più corte, quelle rosa. Tutto questo per realizzare il ciondolo centrale, che ha le sembianze appunto di una chiappa sogni. A questo punto vado a prendere il mio spago cerato, vado a sciogliere, sistemare appunto la
un'estremità alla quale vado ad attaccare il gancetto, che poi mi servirà appunto per attaccare anche il gancio, la chiusura, che vado a stringere appunto sul filo. Se volete essere più sicuri potete aggiungere anche una goccina di colla, ma secondo me non è necessaria. E poi l'altra estremità la vado a sistemare sempre come prima con il fuoco, in modo da andare meglio insomma ad inserire tutte le perline, e appunto comincio a realizzare a questo punto la collana. E per realizzarla io ho scelto di mettere una perlina rosa e una nappina rosa, poi 4 perline bianche, una perlina gialla, una nappina gialla, di nuovo 4 perline bianche, una in acciaio e poi infine 4 perline colorate. A questo punto sono arrivata al centro e quindi vado ad inserire anche il ciondolo appunto a forma di acchiappasogni, e poi vado a reinserire di nuovo tutte le perline appunto al contrario, quindi partendo da quelle colorate a quelle d'acciaio, poi di 4 perline bianche, una nappina gialla, una perlina gialla, 4 perline bianche, una nappina rosa e una perlina rosa. E ora finisco con la chiusura e quindi vado ad inserire anche da questa parte appunto il gancetto. E poi da un lato vado ad attaccare un anellino, dall'altro lato vado ad attaccare sia l'anellino che il gancetto per la chiusura. E niente, questo era il video tutorial. Come avete visto non è molto difficile da fare. Vi ricordo che se volete il video della collana completa oppure per realizzare le nappine me lo dovete chiedere sotto nei commenti, e lasciatemi scritto anche che video vorreste vedere la prossima volta. E niente, con questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciarmi un mi piace per sostenermi, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!